la scuola media di Giubiasco, come in circa un terzo delle scuole medie di cinesi, c'è un orto didattico. Quindi un orto didattico posto diciamo, in una scuola diventa una specie di calamita per molte discipline, sia esse appunto storia, geografia, scienze, educazione alimentare, quant'altro, ma poi anche discipline che apparentemente non avrebbero dei legami, trovano il modo di andare nell'orto piuttosto a disegnare che prelevare campioni o lasciarsi ispirare, insomma. Allora, lo scambio dei semi in Ticino c'è da 10 anni, in altre parti del mondo c'è da più decenni, e ricalcano questi scambi quelli che erano i mandilli, no? Il mandiglio dei semi nella tradizione contadina era la famiglia della sposa dava alla sposa un sacco, un sacchetto, insomma un fazzoletto che si chiama mandiglio, con tutte le sementi per avviare una coltivazione all'interno della famiglia dove la sposa poi andava ad abitare, no? Questo viene da lì, quindi ha radici molto antiche. Oggi lo si fa perché c'è un gap da colmare e quindi queste cose vanno mantenute assolutamente. Le classi vengono e vivono una giornata diversa all'insegna dello scambio, portano anche del cibo per fare delle merende, quindi è una festa. Un orto è fatto di successi, di insuccessi, insomma, quando abbiamo degli insuccessi è interessante, quando abbiamo dei successi abbiamo qualcosa da dare all'opzione di cucina di quarta media o comunque al corso di educazione alimentare previsto per tutti gli allievi in terza, e non dico che si sopperisce a tutto il fabbisogno di educazione alimentare, no, nemmeno delle mense scolastiche che noi peraltro non abbiamo nemmeno alla scuola media di Giubiasco, ma una parte dei prodotti va ad arricchire i piatti, questo sì. E questo è un motivo di fierezza per gli allievi che producono e stimola anche i docenti di educazione alimentare a portare sempre di più gli allievi nell'orto. Si sono organizzate merende multietniche, gli allievi sono un melting pot da quale attingere e le sorprese non mancano, famiglie entusiaste di proporre i loro piatti tradizionali ci sono sempre, quindi queste cose arricchiscono la scuola, il tessuto sociale assolutamente lo valorizza. Gli allievi poi ne parlano a casa, vedono un po' qual è il loro standard familiare e ne parlano specialmente nelle famiglie dove il consumo di carne è molto molto elevato. E quindi queste riflessioni poi possono, a volte lo dicono, siamo passati alla carne bianca piuttosto che alla carne rossa, cerchiamo di mangiare un po' meno carne, non di non mangiarne, ma di essere più coscienti in questo, sono tutti aspetti che partono dal coltivare un orto, perché noi coltiviamo vegetali, che è la base della nostra alimentazione. Poi la natura ci ha dato dei canini, quindi un po' di carne, fa parte anche della nostra specie, ci mancherebbe. Questo è educazione diretta a uno sviluppo sostenibile. Ci sono poi sui 17 punti, alcuni punti che veramente, sono molto legati al coltivare un orto. Ce n'è uno in particolare che mi colpisce e io lo leggo direttamente agli orti, è creare città sostenibili. La città è il luogo dove si gioca poi il futuro della nostra specie, no? Si stanno ingigantendo, quasi tutta la popolazione ci va a vivere e quindi è il luogo dove chiedersi come ottenere una qualità di vita. È stato un acceleratore per la tecnologia, ma è stato un acceleratore anche per la coscienza, perché alla fine certi scaffali vuoti o certi prodotti vuoti e il riscoprire l'importanza dei contadini, della produzione di base, il fatto che non si trovassero più piantine, sementi, insomma, sembrava che diventasse tutto merce rara nei peggiori film apocalittici, ha dato un momento di riflessione.